A San Pancrazio è operativo il nuovo servizio di raccolta combinato con cassonetti ad accesso controllato e raccolta porta a porta. La sostituzione sta avvenendo gradualmente, mentre sono già stati tolti i vecchi contenitori per la carta, la plastica e le lattine. All'eco sportello temporaneo dell'area Poggi di via 28 Marzo, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, prosegue intanto la distribuzione delle tessere. Tessere che devono essere obbligatoriamente ritirate. Dal 2 dicembre chi ancora non le avrà ritirate dovrà rivolgersi allo sportello permanente nella sede Solori. La modalità di apertura dei nuovi cassonetti è duplice. Alla tessera si aggiunge l'app di Amia, che permette lo sblocco direttamente dal cellulare e che contiene inoltre una serie di altre informazioni utili e a breve di ulteriori servizi. Noi stiamo stravolgendo, rivoluzionando il sistema di raccolta nella città di Verona perché abbiamo una percentuale di differenziata bassissima. Siamo al 52% di differenziata, dobbiamo assolutamente arrivare almeno al 65% entro 3 anni per seguire quelle che sono le regole regionali. Verona attualmente è la peggiore città in Veneto purtroppo per quanto riguarda la quota e la percentuale di differenziata. Questo come lo faremo? Lo faremo completando innanzitutto la 7ª circoscrizione con Porto San Pancrazio. Alle mie spalle in primo piano vedete il nuovo tipo di cassonetti, di raccoglitori ad accesso controllato. Questo vuol dire che già tutti i cittadini e le cittadine stanno andando a registrarsi e ritirare soprattutto la tessera in modo tale da poter utilizzare anche l'app. In questo modo si possono aprire i cassonetti e riporre quelle che sono la differenziata e l'indifferenziata, speriamo sempre di meno. Questo è indispensabile per la percentuale differenziata, in più anche come vedete la nuova batteria occupa meno spazio, per cui ci sono più posti auto e soprattutto c'è anche un aspetto di sicurezza perché essendo chiusi non potranno più verificarsi, come è successo purtroppo frequentemente negli ultimi 6 mesi, dei rischi di incidente. Alle mie spalle, sempre in secondo piano, potete vedere come il condominio si è organizzato con i cassonetti che noi forniamo gratuitamente condominiali. Questo perché una parte delle referenze, cioè la carta e la plastica, passano porta a porta nel nuovo sistema. Porta a porta vuol dire che il mercoledì sera Amia passa a ritirare la carta, il giovedì sera passerà a ritirare da questa settimana la plastica e i contenitori in plastica. Questo è indispensabile per aumentare le quote della differenziata e questo avverrà già da questa settimana a Porto San Pancrazio. Noi invitiamo chiaramente i condomini a utilizzare i nostri bidoni condominiali e poi sarà il condominio o con la società di pulizie o con chi decideranno loro a posizionarli all'esterno. Amia li svuota appunto il mercoledì e il giovedì e il condominio stesso provvederà a riporli all'interno. Questa è la rivoluzione, completiamo Porto San Pancrazio la 7ª, dal 2025 partiremo in tutta la città via via con tutte le circoscrizioni a cominciare dalla 6ª. Chiaramente ci saranno una serie di campagne di comunicazione specifiche in modo da comunicare in modo adeguato quartiere per quartiere ma anche a tutta la città come stiamo comportandoci e perché lo facciamo. Qualche numero sulle adesioni dei cittadini nel Porto San Pancrazio? Porto San Pancrazio hanno già ritirato, grazie alle nostre campagne di comunicazione, le assemblee in quartiere e così via, hanno già ritirato la tessera e di conseguenza attivato l'app, circa il 75% delle cittadine e cittadini, manca ancora un 20-25%, chiaramente invitiamo ad andare a ritirare presso l'area Poggi a Porto San Pancrazio, per gli abitanti chiaramente di Porto San Pancrazio, la tessera. Entro il 30 di novembre è importante farlo, altrimenti non si potranno chiaramente aprire i cassonetti ad accesso controllato. Dal 30 di novembre, cioè dal giorno successivo, dal 1 dicembre, sarà comunque ancora possibile ritirare la tessera e di conseguenza l'attivazione dell'app presso Solori. I nuovi cassonetti ad accesso controllato si possono aprire in 2 modalità diverse, con la tessera, il cui ritiro è obbligatorio, e con l'app che consigliamo caldamente di installare su 2 dispositivi. Perché l'app, secondo noi, è un passo avanti rispetto all'uso della tessera? Perché rispetto alla tessera permette una serie di servizi ulteriori
proprio di comunicazione tra l'utente e AMIA. Con la tessera si possono segnalare, e da qui a qualche settimana verranno implementate tutte queste funzioni gradualmente, si possono segnalare eventuali malfunzionamenti del cassonetto, questioni meccaniche che possono essere poi seguite immediatamente dal nostro servizio. Con l'app inoltre possono essere segnalati abbandoni di rifiuti o rifiuti attorno ai cassonetti. La cosa importante è che lavorando sull'app e potendo l'utente segnalare direttamente con la propria app ad AMIA, e il percorso della segnalazione viene gestito in automatico e l'utente stesso può ricevere informazioni sullo stato della segnalazione stessa. In questo modo, non passando dall'URP con i vecchi sistemi telefonici o in presenza o via email. Inoltre sarà possibile anche per AMIA informare gli utenti che hanno installato l'app sul proprio telefono di innovazioni del servizio, cambiamenti del servizio e qualsiasi tipo di informazione che sia volta ad ottimizzare l'utilizzo dei cassonetti intelligenti.